Vasco Rossi torna a far parlare di sé per una presunta dichiarazione su una cantante in gara al Festival di Sanremo. Ecco cosa ha detto il cantante: Vasco Rossi è uno dei cantanti di maggior successo e fama. Nella sua carriera ha pubblicato oltre 30 album e uno dei pochi artisti italiani che ha venduto il maggior numero di dischi. Vasco torna al centro dei riflettori, il motivo? Sembra che abbia apprezzato particolarmente una cantante in gara al Festival di Sanremo. Vasco Rossi e la dichiarazione imbarazzante su una concorrente del Festival.il famoso portale di informazione da gospi ha riportato una bomba di gossip. Il famoso cantante infogliato sembra si sia fatto scappare un commento a tinte hot su una concorrente in gara, stiamo parlando ovviamente della bellissima Anna Tatangelo. La notizia è stata riportata da Alberto Dandolo e Giuseppe Candela che su Dagospia scrivono. Si mormora che il mitologico Vasco Rossi si sia assai infogliato quando l'altra sera è salita sul palco dell'Ariston la bombastica Anna Tatangelo. Avrebbe infatti esclamato: ma chi è sta gnocca? È una cantante nuova, datemi i suoi recapiti. Diceva sul serio o era solo intento a gabbare i suoi interlocutori? A non saperlo. Probabilmente Vasco Rossi stava semplicemente prendendo in giro le persone che stavano con lui, chissà. La 69 gradi edizione del Festival di Sanremo, la polemica. Si è appena conclusa la 69 gradi edizione del Festival della Canzone Italiana che ha visto in gara grandi big della musica, Anna Tatangelo, Nino D'Angelo, Loredana Bertè e tanti altri. Mai come quest'anno è stato fortemente criticato. Il motivo? Nelle ultime ore sono diventati virali su social video in cui il secondo classificato del festival sostiene che il vincitore è stato scelto dai giornalisti e non dal pubblico a casa. Il cantante romano infatti sostiene che il verdetto finale, che ha visto la vittoria di Mahmood, non sia corretto perché il voto della stampa ha completamente ribaltato il risultato del televoto. Su Instagram, senza troppi giri di parole, il cantautore ha affermato due punti. Questo non è un festival scelto dal popolo ma dai giornalisti.